La cantera adriatica vince la Coppa Italia di eccellenza femminile Abruzzo, battendo al Colangelo di Penne un coriaceo Bellante che cede solo nell'ultima parte di gara. Sono tante le azioni salienti da vedere, quindi tuffiamoci in campo. È la gara che vale una stagione, l'atto finale della Coppa Italia Abruzzo del calcio femminile. Buon pomeriggio dalla voce di Nico Centurame e da Manuel Centurame alle riprese che vi racconteranno in diretta dal neutro del Fernando Colangelo di Penne un pomeriggio di sano sport con l'epilogo della competizione che vede il Bellante voglioso di portare a casa il trofeo e togliere lo scettro di regina incontrastata da Abruzzo alla cantera adriatica che dall'altro lato si presenta a questa sfida forte del campionato conquistato da imbattuta, calcoli che però servono a poco o nulla perché nella gara unica si sa, può succedere sempre di tutto. La prima palla gol è per il Bellante con Bianconi, che calcia a botta sicura sugli sviluppi di un corner. Nardulli risponde presente con i piedi. Al decimo Verzulli crossa dalla destra, Fusco arriva sul pallone, Antonelli blocca. Al sedicesimo la punizione di Angelini non si abbassa. Al ventesimo Fusco serve Masciulli, che carica da lontanissimo con poca precisione. Al 24esimo, sugli sviluppi di un corner, Calvano da centro area non trova la porta. La numero 11, un minuto dopo, cerca Fusco con un filtrante. Pallonetto del capitano fuori misura. Si riaffaccia in avanti il Bellante al 26esimo. Prova a distendersi ora il Bellante con Angelini che supera Cicala. Angelini in area. Angelini il tiro a giro. Palla che sorvola l'incrocio dei pali. Occasione anche per il Bellante. Masciulli. Masciulli ancora, palla attaccata al piede, grande dribbling di Masciulli, Masciulli, Masciulli arriva al limite dell'area di rigore, ancora Masciulli, Masciulli, in area Masciulli, la risposta di Antonelli. Un minuto dopo, la conclusione da distanza siderale di Tonto Donati non si abbassa a sufficienza. Al 41esimo, primo dei quattro legni di giornata per la cantera. Fusco prova a battere Antonelli in diagonale, il pallone si stampa sul legno e torna indietro. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa. Al settimo, ottimo scambio Fusco-Verzulli, palla che scheggia l'incrocio e termina fuori. Al nono, Bianconi ci prova dal limite, Nardulli attenta e blocca. Al 12esimo, Verzulli impegna Antonelli alla respinta con i pugni. Al quarto d'ora, l'appena entrata di Fazio si mette in proprio, salta a due avversari, ma da posizione defilata anche lei trova l'opposizione del palo. Opposizione che trova anche Masciulli al 22esimo dopo una delle sue tante ottime azioni personali. Al 33esimo arriva la rete decisiva. Si distende ora la cantera. Palla per Fusco! Che beffa Antonelli in uscita e porta in vantaggio la cantera adriatica. Ha sfruttato un lancio dalle retrovie. Giulia Fusco. Ancora Masciulli. Masciulli, porta palla e serve Fusco, Fusco in area, Fusco diagonale! Sfiora il palo il diagonale di Fusco. Perfetto per Calvano. Poi Fusco arriva al rimorchio, Fusco traversa! Perché finisce qui. La cantera adriatica vince la Coppa Italia di eccellenza femminile 2021-2022. È stata veramente una finale combattuta fino all'ultimo minuto e noi volevamo che fosse una festa per tutti, lo è stata soprattutto per il calcio femminile e anche quello giocato, perché veramente le due squadre meritavano entrambe di vincere, di alzare la coppa, poi come sappiamo spetta solo ad una e ha deciso il capo. Venivamo da 2 anni di non campionato, per cui quest'anno veramente hanno dimostrato le nuove squadre la grandissima voglia di tornare a giocare e è stato un bellissimo campionato dove nessuna squadra si è risparmiata e tutte hanno giocato fino all'ultimo momento e io sono soddisfattissima sia di
come è andato il campionato, che come è andata anche la Coppa Italia. Allora, sono felicissima, le ragazze sono state meravigliose, siamo riuscite a vincere anche i playoff di calcio a 5 con le stesse persone che vedete qui, e quindi non potevo proprio chiedere di più. Hanno giocato bene, siamo state un po' sfortunate, grande merito all'altra squadra, Bellante, che ha giocato benissimo, perdonatemi la voce, ma non è emozione, che ha giocato troppo. Noi giochiamo per vincere, poi finché ci va bene siamo sempre felici. Vogliamo crescere, vorrei completare la rosa con delle persone che potranno darci un più, e sicuramente la crescita delle ragazze giovani ci darà anche questa un più per provare a vincere il campionato di Serie C. Questo è l'obiettivo. Sì, ci abbiamo creduto dall'inizio, abbiamo sofferto un po', siamo cresciute durante la partita, non abbiamo mai smesso di crederci. Ringrazio il presidente, ringrazio la vicepresidente, la nostra allenatrice Alessandra Gabrielli. Senza di loro non saremmo mai arrivati a questo grandissimo obiettivo. E niente, adesso ci godiamo la vittoria e siamo già con la testa alla Serie C. Davvero, fantastico. Sì, abbiamo preso 3 pali, il portiere loro è stato davvero bravo, gli ho fatto i complimenti a fine partita, erano molto toste fisicamente e ne abbiamo sofferto. Però siamo sempre rimaste in partita e abbiamo sempre creduto nei nostri mezzi, e questa vittoria è davvero meritata. Dopo tutti i sacrifici fatti, davvero ce lo meritiamo. Giulia Fusco, capitano e match winner della sfida, che emozioni si prova? Sicuramente vincere anche la Coppa è stata un'emozione molto forte. Noi ci credevamo, ci abbiamo creduto e ce l'abbiamo fatta. Sì, cioè la paura di non farcela c'è sempre quando si gioca. Poi non si sottovaluta mai l'avversario, quindi la paura c'è. Abbiamo anche pensato, non entra la palla una certa, poi ce l'abbiamo fatta. E quindi ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo creduto, questa è la forza di questo gruppo, che non smette di crederci fino all'ultimo minuto, e quindi ce l'abbiamo fatta anche a vincere questa coppa. Beh, diciamo che abbiamo fatto una bella tripletta quest'anno, è stata veramente un'emozione forte, vincere tutto in pratica, il primo anno che questa squadra è stata creata, è veramente tanta roba. Sì, emozione a parte, perché voglio dire, comunque ce la siamo guadagnate, è stata la ciliegina sulla torta, è stata una grande annata e penso sia irripetibile. Un grazie, adesso non mi sentono, alle mie ragazze che sono state fantastiche, c'è poco da dire. E grazie a tutti, grazie a Rete 8 perché ci siamo visti più di una volta e abbiamo fatto anche amicizia, veramente un grazie di cuore a tutti. Allora, non solo dal nome, dai numero uno, pure da tutti quanti, tutta la squadra e tutte le ragazze, dal primo all'ultimo in panchina, l'ultima ragazza in panchina. Niente che dire, è stata una bella partita. Una lotta! È un'annata fantastica, un'annata soft, e con questo ho raggiunto il terzo obiettivo prefisso, vincere la Coppa. Niente, mo sono contenta, sono felicissima, guarda. Sì, siamo molto soddisfatte, ci tenevamo un sacco a vincerla, però è andata così. Certo, abbiamo affrontato una squadra che non ha mai perso quest'anno nel nostro campionato, quindi per noi già arrivare qui e comunque competere con loro e giocarcela fino alla fine è stato tanto, quindi sono orgogliosa di tutte le mie ragazze perché hanno dato tutto e va bene così. Si poteva fare qualcosa in più, perché si può sempre fare qualcosa in più, quindi per noi questo deve essere un punto di partenza, per me e per loro. E sì, si poteva fare di più, soprattutto nel primo tempo dove le occasioni le abbiamo avute, però noi siamo queste e va bene così, dai. Vi siete posti degli obiettivi per il prossimo anno? Innanzitutto rifare la squadra, perché al nostro livello il primo obiettivo è quello di ripartire, e quindi noi ci siamo quest'anno e ci saremo il prossimo anno, cerchiamo sempre di migliorare anno dopo anno, quindi magari il prossimo anno la vinciamo, non lo sappiamo. Sicuramente puntiamo a migliorare anche il quinto posto in classifica, che un po' ci ha deluso, però quest'anno è stato un anno difficile tra pandemia, infortuni, e ci ha messo a dura prova, però siamo arrivati comunque a maggio e va bene.